Care amiche ed amici, ci ho preso il gusto a fare le live su Spreaker e mi ritrovo qui a farne un'altra, qualche giorno dopo dell'ultima live che ho fatto su Spreaker e poi, come tutte e tutti voi sapete, la salvo in YouTube, perché io ho un piano gratuito che si è ridotto a 5 ore, prima era di 10, adesso la faccio per seconda volta all'inizio, perché è successo che non avevo tempo, ho dovuto cancellare delle tracce, ma era una traccia che avevano ascoltato 90 volte. Quindi, care mie e miei radio ascoltatori e ascoltatrici, adesso ci ritroviamo finalmente a parlare di un nuovo argomento. E io voglio parlare di un argomento che ho trattato nel mio ultimo video di YouTube, se non mi sbaglio. Cioè questo stramaledetto coronavirus. Però prima voglio aprire una parentesi, come direbbe Sani Gesualdi, e ho fatto un radioprogramma qui in Spreaker, che poi ho anche postato su YouTube, rispondendo alle domande di un mio sincero seguace, di un mio sincero follower, di un mio sincero spettatore, che veramente mi ha lusingato con le sue parole all'inizio e poi mi tartassava, addirittura mi diceva: tu non sai chi sono io, tu non puoi dare del tu a tutti quanti, non puoi parlare così a tutti quanti, c'ho delle aspettative, mi devi rispondere alle mie 18 domande. In pratica un personaggio che credo aver incontrato già nel passato, perché così si sono comportate altre 5 persone. Ti chiedono con estrema urgenza di rispondere ai loro quesiti che non sai perché. Ti chiedono: ti piace di più la lonzina o il salame? Il prosciutto crudo, o l'aragosta? O il prosciutto cotto? E poi imita questo personaggio, fai quest'altra cosa. Poi alla fine questa persona, quest'ultima persona, ha cancellato il suo account di YouTube. Ma io dico, neanche a commentare, a dire se gli è piaciuto il video che mi ha richiesto e che io gentilmente ho concesso di rispondere alle sue domande. Quindi voglio dire, io d'ora in avanti soltanto risponderò alle domande delle persone che conosco e che so che mi seguono, perché improvvisamente salta uno come un fungo, mi fa o in Instagram o in YouTube un mucchio di domande. Addirittura uno mi aveva fatto 100 domande, ma non sono state le uniche domande che mi ha fatto. In realtà avevo fatto più di 8 o 12 video rispondendogli a 14 alle sue domande, che erano di quel tenore. E mi tormentava, mi diceva: ma come, non è possibile, a tutti gli altri rispondi, ai loro commentari, anche quest'ultimo, per quello che a me sembra la stessa persona. E quest'ultimo mi diceva: ma come, io vedo che passi giorno e notte rispondendo ai commentari e non hai tempo di fare il mio video. Oh, erano passati solo 6 giorni da quando mi ha chiesto di rispondere alle sue domande. In 6 giorni dovevo sapere chi era quell'attore, quell'altro attore, ma io voglio fare i video esprimendo quello che penso, non dovendo rispondere alle domande altrui come se fossi uno scolaretto a scuola. Vabbè, chiudiamo questa parentesi e da ora in avanti basta con queste collaborazioni strane. Volevo parlarvi di quello che ci sta succedendo a tutti, quello che sta succedendo a voi, a me, al vicino di casa, a tutta la società italiana, non soltanto nella nostra città. Io sto a Roma, Casal Palocco, ma quello che succede anche a Bologna, dove si dice che non ci sono ancora contagiati, veramente si sta vivendo in un Decameron, in un Decamerone. Non so se l'avete letto. Il Decamerone di Boccaccio, che sono appunto 100 racconti, se non mi sbaglio, 10 notti, 10 racconti, che questi amici che si sono appartati dal mondo, sono andati in un castello
dove la peste e la malaria, la lebbra non avanzavano, le epidemie non avanzavano, e per 10 noti si sono raccontati delle storie, o per 120 noti, adesso è da molto tempo, perdonatemi, che come vedete io non è che vado a cercare in internet o a leggere il libro prima di parlare. Non voglio passare per Saputello. Io delle cose che mi vengono in mente le dico come mi vengono in mente, poi magari mi sbaglio. Però non so se sono rimasti 120 giorni, perché sì, credo 120 giorni, perché De Sade si ispirerà a fare i 120 giorni di Sodoma proprio dall'opera Il Decamerone di Boccaccio. Quindi credo che rimangono 6 mesi o 4 mesi chiusi nel castello. 4 mesi, 120 giorni, 4 mesi. Allora che a turno questi 10 protagonisti si raccontano delle storie, diciamo. Non so se sono proprio 120, cioè quante storie sono. E perché c'era la peste, la malaria, come si chiamava una volta, perché si pensava che il contagio era via, era l'odore dell'aria che era malsano che ammalava. Adesso si sa che queste cose possono essere trasmesse via aria, però sono i virus, che sono così piccoli, la milionesima parte di un millimetro, per cui uno starnuto, e il virus, questo coronavirus, può viaggiare di metri, forse di centinaia di metri, forse per chilometri, poi si appoggia su una superficie e può sopravvivere fino a 7 o 14 giorni. Quindi tu cammini per la strada, ti appoggi su un muretto, poi ti stropicci l'occhio, dicono anche c'è un contagio epidermico della malattia, oppure ti metti il dito in bocca e ti ammali di coronavirus. Poi bisogna finirla con questo razzismo dettato dalla paura. Non è una malattia né cinese né dei cinesi. Ormai si è contagiato a livello globale, ed è una malattia che può affettare chiunque, tant'è vero che a Maiorca o a Tenerife l'ha portata un nostro connazionale italiano. Poi qualcuno è stato a Maiorca e l'ha portata in Brasile. Quindi ormai, voglio dire, uno starnuto è una cosettina, perché è come un sassolino, è inanimato. Molti considerano che i virus non sono delle forme di vita, ma sono dei pacchetti genetici che hanno bisogno, come ho detto nel mio ultimo video sul coronavirus, hanno bisogno, come i virus informatici, del materiale biologico umano, altrimenti non si rianimano. Una volta che entrano nell'organismo si rianimano ed iniziano a moltiplicare il loro patrimonio genetico. Hanno bisogno di integrare il pacchetto di informazioni genetiche con il nostro patrimonio genetico delle cellule. In questo modo si organizzano, saturando il nostro organismo, soprattutto i polmoni nel caso del coronavirus e di tutti i coronavirus, non soltanto questo qua, questa ceppa. Perché? Perché distruggendo il nostro organismo, soprattutto saturando, distruggendo gli alveoli polmonari e saturandoli di liquido, quindi ci affoghia, uno che si ammala si affoga di fluidi, di liquidi. Per quello la principale morte non è il virus in sé, il coronavirus, ma è che affoga nei propri fluidi il malato. Allora, una volta che satura il paziente, che inizia a sternutire, inizia a essere un vettore il malato di questo agente patogeno, che cerca altri organismi a cui infettare. Adesso io non so se il microfono è buono, se viene bene il suono, perché l'altra volta si sentiva poco, si sentiva troppo. Vabbè, io faccio il possibile per parlare a una certa distanza dal microfono delle cuffiette del cellulare, che io non ho un microfono. Allora, dicevo, e tutta questa psicosi ci riporta nel Medioevo, ci riporta nel Rinascimento, ci riporta nelle epoche più remote della nostra società.
E riemergono paure, timori atavici, la paura al diverso, la paura al cinese, la paura, diciamo, a tutto quanto ciò che ci può capitare di brutto. Intanto qua il programma mi dice devi riattualizzare Spreaker, ma scusa, io sto facendo un programma, come posso riattualizzare adesso? Sempre Windows con attualizzazioni costanti. Bevo un po' perché mi si secca la gola. In questi giorni speriamo che non sia stato coronavirus, e perché adesso ti vedono per la strada, ah, c'ha l'occhio rosso, coronavirus, capiamo. Mi ricorda proprio quello che raccontava Boccaccio nel Decameron, leggetelo se potete, che bastava dire di essere un appestato, che tutti scappavano e così uno poteva mangiare in tutta tranquillità. Tu, se vuoi accaparrarti qualcosa nel supermercato, vai e sternutisci nel supermercato, così tutti si allontanano, e poi magari esci senza pagare, soltanto che magari viene la polizia militare, ti arresta e ti ricoverano d'urgenza. Vai nell'ospedale che non c'è nulla e ti ammali lì. Allora non c'è tempo per furbizie. Poi magari ti linciano pure, ti pestano per la strada se sternuti su qualcuno per fargli uno scherzo. Veramente, la gente non vuole frequentare più nessuno. Se qualcuno ha un infarto per la strada non lo vanno a aiutare, perché temono il coronavirus. E se qualcuno sta male, lo stesso, non vanno a casa a trovarlo. Tutti isolati in casa. Allora, se vai in un supermercato a sternutire, pretendendo che così scali i posti nella fila, magari ti pistano de botte, o magari chiamano la polizia e dicono qua c'è un appestato e ti portano a forza in un sanatorio, dove lì è pieno di malati veri, e quindi alla fine ti contagi. Quindi non vale fare i furbetti, ci si può rimettere. Quindi che dire, cari amiche e cari amici, che dire? Che sono tempi molto difficili, sono tempi. Capito? Sono tempi veramente molto difficili. E io non so qua come andremo a finire. Perché da una parte ci dicono che giustamente solo il 2-3%, poi qualcuno dice il 20% dei contagiati si ammala gravemente e qualcuno muore. Ma qualcun altro fa argutamente notare: se non fosse così pericolosa, perché ce lo vengono a dire che non è pericoloso il coronavirus? Con protettori di occhi, tuta di gomma, mascherina, addirittura maschera d'ossigeno con bombola d'ossigeno, filtri per malattie patogeni gravi. Cioè, tu guardi gli infermieri, medici, paramedici, e sono vestiti altro che con la maschera di carnevale. Sembrano gli infermieri del Medioevo, che avevano la mascherina a forma di becco di corvo, no? Con le erbe aromatiche dentro a fare da filtro. E io non mi rassicuro quando apro la mia finestra e dal balcone e guardo per la strada e vedo tutto deserto e ogni tanto un'ambulanza con personale medico e paramedico attabardato in questo modo, veramente vestito in questo modo. A me sembra di stare in pericolo di vita e non esco di casa da giorni. Non so voi che fate, mi raccomando, commentate sotto questa trasmissione radio e anche nel mio video di YouTube, commentate voi come la state passando, che cosa bisogna fare, cosa ne pensate, e condividete questo video e questo programma radio affinché anche altri possano dire la loro opinione. Vi lascia il vostro Stanten Chan. Un abbraccio. Chi non muore si rivede, ricordatevelo, mi raccomando, chi non muore si rivede, e commentate il mio video per farmi sapere che state bene. Ciao.